Matteo parte dalle periferie per la campagna elettorale? Sempre partiamo dalle periferie, per risolvere, per avere un'idea di città diversa, più sicura, dove si lavora meglio, con un po' meno di tassazione locale, con meno problemi di viabilità, di parcheggio, quindi quello che può fare un sindaco, un'idea di città che mi sembra la sinistra a Firenze ma anche a Prato non abbia più da troppo tempo. Sono circa in 400 in Piazza dei Tigli all'Isolotto ad attendere Matteo Salvini per la presentazione dei candidati di tutta la Toscana alle prossime amministrative. La piazza rimane mezza vuota, ma è vero che l'orario, mezzogiorno di lunedì, non è di quelli che possano richiamare le folle. Prima che arrivi lui si fa fatica dal palco a tenere alto l'entusiasmo. L'atmosfera si scalda solo con l'arrivo del capitano, come lo chiamano tutti. La piazza è blindata, solo un piccolo gruppo contesta dalla platea, ma diversi sono gli striscioni alle finestre appesi per mandare un messaggio a Salvini: noi non ci stiamo. Il ministro dell'Interno però ricorda: la Lega, stando ai sondaggi di cui mi interessa men che meno, è il primo partito in Italia, il primo partito in Toscana, il primo partito a Firenze. Perché? Perché siamo gente normale che fa cose normali. E nell'elenco delle cose normali sono immigrazione e sicurezza i temi principali, ma i toni sono pacati rispetto ad altri momenti. Nemmeno un cenno, per dire, al campo rom del Poderaccio qui vicino, alla vicenda di Duccio Dini, più volte usata in passato dalla Lega per attaccare l'amministrazione. Ma lo straniero è comunque il metro di paragone. Giusto multare il fiorentino per un euro di evasione, sottolinea ad esempio il ministro, ma andiamo anche a stanare gli stranieri che gli scontrini non li fanno proprio. Insultano dandomi di cristiano, dice ancora, ma il mio Dio non mi dice che la donna vale meno dell'uomo. E poi le case popolari. Io la casa popolare la do prima all'italiano, la do prima al fiorentino. Sul fronte sicurezza poi Salvini ha annunciato l'arrivo di 46 agenti e altri 13 ne arriveranno a Firenze, tema caldo visto che Nardella gli ricorda sempre che dovevano essere 250. Ma è curioso questo Partito Democratico che ha bloccato per anni le assunzioni di forze dell'ordine, adesso si lamenta perché ne sono già arrivati a decine, altre decine ne arriveranno. Il ministro degli interni era già a Firenze da ieri, dove ha incontrato il premier Conte, ma più probabilmente era qui per far visita alla sua nuova compagna Francesca, figlia di Denis Verdini. A chi, alludendo a questo, gli chiede se si comprerà casa a Firenze, risponde dopo mezzo secondo di imbarazzo: no, io mi vivo fra Milano e Roma, il resto d'Italia, il resto del mondo, sicuramente è probabile che possa passare qualche ora in più a Firenze, questo sì.